Io sono emozionato di avere seduto di fianco a me Marta Cartabia, che è allieva di Valerio Nida, che è un altro caro nostro amico. Ma Marta Cartabia, oltre a essere professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Milano Bicocca a partire dal 2004, dopo aver insegnato in numerosi atenei sia in Italia che all'estero, dopo essere stata inaugural fellow allo Strauss Institute for Advanced Study in Law and Justice alla NYU, dal 2 settembre 2011 è stata nominata giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal 2014 è vicepresidente della Corte. Quindi arriva con una visione da quella punto di vista. Vorrei citare anche per lei alcune monografie, ma diciamo, visto il tempo, le lascio subito. No, l'ultima che è uscita pochi giorni fa, scritta con Luciano Violante, Giustizia e mito con Edipo, Antigone e Creonte, pubblicata dal Mulino. Io questo libro desidero leggerlo subito e poi invitarti in Bicocca, cioè a casa tua, per fare una riflessione su questo libro. Prego. Niente slide, niente suspense per la mia presentazione, che sarà breve, schematica, sintetica, che cercherà di rispondere alla domanda che acutamente è stata posta dagli organizzatori o da Adolfo stesso. Domanda, comunque titolo, dice: lo sguardo, la prospettiva del giudice costituzionale sulla giustizia riparativa. Quale può essere lo sguardo del giudice costituzionale sulla giustizia riparativa? Beh, qui devo dire che devo dare una risposta distinta e articolare la risposta che può dare questo giudice costituzionale presente in questa sala in questo momento e la risposta che genericamente il giudice costituzionale può dare alla giustizia riparativa. Questo giudice costituzionale guarda la giustizia riparativa sostanzialmente attraverso gli occhi di Adolfo Ceretti e Claudia Mazzuccato e del mondo che loro mi hanno dischiuso attraverso i loro lavori, i loro libri, i loro amici, i loro momenti di lavoro che qualche anno fa hanno veramente spalancato un universo che per me era totalmente sconosciuto se non per quel sentito dire del lavoro del Sudafrica che tutti quanti più o meno abbiamo orecchiato. Ma tutto quello che io vi dirò, quel poco che vi dirò per la verità, è profondamente segnato dall'essere venuta in contatto non solo con dei libri, con degli scritti, con dei progetti, ma con delle realtà che colpiscono. E abbiamo sentito anche oggi pomeriggio alcune testimonianze che spostano il baricentro della persona. Il giudice costituzionale, invece genericamente inteso, ahimè, potrebbe dirvi ben poco di giustizia riparativa, perché nella giurisprudenza costituzionale non vi è, attenti, quasi traccia della giustizia riparativa. Vi dirò una cosa sul finale che ha sorpreso me stessa, salvo appunto perché c'è un'eccezione piuttosto recente. Perché la giurisprudenza costituzionale che si occupa abbondantemente di giustizia penale è totalmente concentrata, diciamo così, userò questa terminologia, sulla giustizia penale tradizionale. Tanto che qualche settimana fa ci siamo dovuti occupare di messa alla prova, di misure alternative, eccetera, e nella discussione in Camera di Consiglio ci siamo accorte che ci mancavano le categorie per definire cosa fosse la messa alla prova. Possiamo definirla una sanzione? È in qualche modo attratta in quell'universo o è qualcosa di totalmente diverso? Quindi stiamo
Stiamo parlando delle misure alternative, neanche la giustizia riparativa proprio non è arrivata sul tavolo della Corte Costituzionale, ma l'apparato concettuale che noi abbiamo per le mani per ora è segnato da tutto un altro universo, quindi è un mondo da costruire. Non c'è sorpresa in questo perché da un lato la giustizia riparativa non si svolge in nessun'aula di tribunale, men che non si svolge concretamente, può avere degli agganci ma non opera lì, ma men che meno nell'aula del Palazzo della Consulta, dove non si viene a contatto direttamente con le persone, col caso, con la controversia, col conflitto, si giudicano leggi e mancando la legge, l'abbiamo sentito questa mattina, difficilmente c'è l'oggetto del giudicare della Corte Costituzionale. D'altra parte, devo dire che questo mi permette di fare soltanto delle considerazioni, proprio perché non è mai approdato nessun caso specifico, delle considerazioni di carattere speculativo in cui posso elaborare sotto la mia personale responsabilità, senza impegnare in alcun modo quelli che possono essere i giudizi della Corte Costituzionale, i tipi di agganci che nella Costituzione noi possiamo avere, che possono in qualche modo suggerire qualche elemento su questo universo per come io l'ho conosciuto, per quel poco che ho capito attraverso appunto gli occhi, lo sguardo, il lavoro, la riflessione di Adolfo Ceretti, Claudia e gli altri amici che ho conosciuto. La prima cosa da sottolineare è che la Corte Costituzionale in materia di diritto penale, di giustizia penale, dove c'è il crimine, la punizione, eccetera, è molto circospetta, entra sempre in punta di piedi, molto prudente, perché è un ambito tradizionalmente dominato dal principio di legalità, dalla discrezionalità del legislatore, da una fiducia nel fatto che la miglior regola in materia penale può essere scritta dalla legge, molto poco dalla discrezionalità dei giudici. Quindi è un punto che va ricordato: se ci fosse la legge probabilmente avrebbe un ampio spazio in cui muoversi, perché potrebbe far leva proprio su questa tradizionale, questo tradizionale rispetto della discrezionalità del Parlamento, che è stato ribadito anche in termini molto forti in una controversia che abbiamo avuto con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un recente caso che riguardava tutt'altre cose, reati in materia finanziaria, frodi fiscali, eccetera, ma dove il principio di legalità è stato ribadito con molta energia. D'altra parte, potrebbe accadere che, come tutte le leggi, anche un'eventuale legge che si occupasse di giustizia riparativa possa essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, sottoposta al suo giudizio. Ora, qui veramente siamo nell'ambito della speculazione pura, perché la legge non c'è, è difficile immaginare quali possano essere i possibili attriti con i principi costituzionali. Devo però segnalarvi che nella riflessione accademica qualcuno si cimenta. Ancora non abbiamo la legge, ma qualcuno già segnala, e ho fatto qui tutta una lista che vi risparmierò, di possibili problemi di costituzionalità della giustizia riparativa. Vi dico soltanto, ce n'è più di una voce che sta lavorando in questa direzione, dico che da un lato sono osservazioni che vanno prese in considerazione, vanno tenute seriamente in conto, vanno analizzate, soprattutto per chi deve scrivere questa legge. A me pare che, a parte essere puramente speculative, perché parlano di giustizia riparativa ma non si capisce esattamente a quale modello, a quale istituto, a quale esperienza si riferiscano, mi pare che siano, diciamo così, condizionate da due fattori. Uno è una poca conoscenza di che cosa sia, cioè un convegno come oggi è prezioso perché mostra sotto diverse angolature e diverse prospettive, con voci molto diverse, abbiamo avuto un alternarsi di registri proprio diversi con cui abbiamo affrontato la tematica, ma che aiuta
a conoscere, a divulgare. Siamo in streaming, bene, si potrà vedere, altre persone interessate potranno conoscere di più, perché tra le considerazioni che si fanno, faccio un esempio soltanto per dire il livello di poca conoscenza, si dice ma qui c'è un ritorno a una privatizzazione della giustizia, buttandosi alle spalle secoli di lavoro, di sviluppo, di civilizzazione del diritto penale, che ha voluto togliere dalla mano, dall'ambito del rapporto vittima-reo, quindi da un ambito puramente privato, quasi vendicativo, affidando a un giudice terzo la composizione delle liti. Ecco, con la giustizia riparativa mettiamo a repentaglio questa grande conquista dell'umanità. Ora, un'affermazione di questo genere io non la voglio contestare, ma insomma mi sembra che denoti una paura, un sospetto forse che potrebbe facilmente essere smontato conoscendo più da vicino di che cosa si tratta. L'altra osservazione che mi è venuta, l'altra considerazione, leggendo i tanti dubbi, diciamo così, di compatibilità con la Costituzione che alcuni autori espongono, è che si misura la giustizia riparativa alla luce di principi nati per la giustizia penale tradizionale, nati in tutt'altro ambito, senza cogliere quello che a me pare evidente, che qui siamo di fronte a quello che credo gli americani definirebbero un paradigm shift, cioè proprio un paradigma nuovo che entra nel mondo del conflitto e dell'ambito delle lacerazioni determinati dal reato e dal crimine. Questo però ci dice qualcosa, che ci sono dei punti da chiarire in modo molto attento nell'ambito giuridico, per quello che l'ambito giuridico può fare, perché può fare poco, non può dominare tutto il terreno, ma una legge, una cornice ci vuole per quella, diciamo così, stabilizzazione che più volte Adolfo quest'oggi ha evocato. Ma c'è un punto, a mio parere, che queste preoccupazioni segnalano e vanno prese sul serio, ed è quale sia il rapporto tra la giustizia penale tradizionale, quella dei tribunali, quella dei reati, delle pene, del carcere, delle misure alternative, eccetera, e la giustizia riparativa. C'è un rapporto di alternatività, di complementarietà, si muovono in parallelo, in quale fase del processo si va a inserire la giustizia riparativa, in quella predibattimentale, dibattimentale, esecutiva o dopo l'espiazione. Tante domande che io adesso elenco soltanto così genericamente, sommariamente, ma mi pare che possano, che sorgono di fronte appunto a quelle preoccupazioni che stanno incominciando ad agitarsi nelle riflessioni di chi, giurista tradizionale, guarda questo fenomeno appunto crescente, un fenomeno nuovo che appunto desta qualche interrogativo. Su questo punto vorrei concludere con una nota leggermente più positiva, nel senso che anche le voci più scettiche, quelle più duramente scettiche, pongono però l'accento sul fatto che almeno in ambito minorile, e mi pare che oggi qui ci sia stata una grande attenzione alla giustizia minorile, in quell'ambito, data la specificità della situazione, i tanti dubbi si stemperano. E si fa leva in particolare su filoni abbondanti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha più volte sottolineato la specificità di questo ambito, sottolineando come la funzione rieducativa nei confronti del minore debba avere un carattere preminente se non esclusivo. Quindi, diciamo, c'è una traccia, c'è un suggerimento, io ho riportato, lo ribadisco, anche perché essendo in streaming è bene ripetere certe cautele, che ho riportato punti di vista e letture che ho fatto, non sto esponendo, non sto sposando questi dubbi, mi pare che però da quelle letture si possano evincere
una serie di perplessità che derivano dalle, diciamo così, dalla necessità di quei chiarimenti che ho detto prima circa il rapporto tra la giustizia tradizionale e la giustizia riparativa, e che però d'altra parte segnala già questa strada di apertura possibile, una via d'ingresso nell'ordinamento che forse può valere la pena tenere presente, percorrere e prendere in considerazione. Vorrei fare a questo punto però un passo avanti, e questo deriva da appunto quel poco che ho potuto conoscere della giustizia riparativa vista sul campo. Se ho ben capito, e non faccio fatica a capirlo, la nascita della giustizia riparativa pesca, diciamo così, mette le sue radici in un senso di incompiutezza, insoddisfazione, mancanza perenne, lacerazione se si vuole, che sempre lascia l'amministrazione della giustizia in ambito penale, anche quando esprime i migliori risultati, quando è amministrata secondo tutti quei principi che nel tempo sono andati a costituire un vero e proprio patrimonio giuridico che nessuno vorrebbe disperdere, dai principi che regolano il giusto processo, i principi di non colpevolezza dell'imputato, la legalità, più recentemente l'offensività, la proporzionalità della pena, l'imparzialità dei giudici, in dubio pro reo. Tutte queste cose hanno mano a mano arricchito il bagaglio di chi deve amministrare la giustizia in ambito penale soprattutto, e non vogliamo che vadano dispersi, ma anche quando tutto questo dà il meglio di sé, resta un punto, una ferita non rimarginata, ed è da lì, mi è parso di capire, che sono nati in via sperimentale questi laboratori di giustizia riparativa. È interessante perché quell'insoddisfazione di fronte alla sentenza pur giusta, equilibrata, resa dopo un processo imparziale, giusto, equo, fair, eccetera, potrebbe porre lo spettatore, o meglio ancora chi ha subito a titolo personale o a titolo di membro di un gruppo sociale i danni, ha subito il dolore della ferita inferta con il reato, potrebbe aprire un bivio. O una insoddisfazione che chiede di essere colmata attraverso una giustizia sempre più severa, più aspra, e c'è una deriva nella nostra cultura verso un giustizialismo che credo abbia questa stessa radice, cioè l'insoddisfazione della risposta giudiziale di fronte a certi fatti, oppure aprire una strada completamente nuova. E a me pare che questa sia stata l'origine della giustizia riparativa, e cioè prendere sul serio quella riferita non rimarginata e aprire appunto a un esperimento del tutto nuovo. Qual è, diciamo così, per come la capisco io, quel punto di insoddisfazione? Oggi qualcuno parlava, usava una bella espressione, dice: quando parliamo di giustizia, qualunque sia il tipo di giustizia, siamo sempre nell'ambito delle aspirazioni, perché la giustizia, che sia la giustizia del tribunale o la giustizia riparativa, qualunque sia, punitiva o altro, è sempre qualcosa yet to come, è sempre qualcosa in divenire. Ecco, è questo senso, diciamo così, di incompiuto che a mio parere è all'origine di questo nuovo tentativo, nuovi esperimenti. A me pare che, scendendo più nello specifico, l'insoddisfazione deriva da un tratto che Claudia e anche Adolfo, ma ho letto soprattutto parole di Claudia su questo punto, contraddistinguono la nostra giustizia pur così civilizzata, ed è il fatto che anche nelle sue forme migliori
dice, per esempio, una citazione di Paul Ricoeur, che non so più se ho rubato a lei o a qualcun altro, o a Paul Ricoeur stesso, anche le operazioni più civilizzate della giustizia, in particolare nella sfera penale, mantengono il segno visibile di quella violenza originale che è la vendetta. Le erinni che diventano eumenidi, ma sono sempre loro che vengono incluse nella vita della città, volte al bene, ma sempre con quella matrice di violenza e di vendetta che ha contraddistinto l'originario modo di affrontare le ingiustizie, reagire alle ingiustizie. François Host, che appunto ho frequentato per quest'ultimo libretto, in cui ci sono riflessioni anche che lambiscono queste tematiche, in altre parole dice, cito, la legge paradossalmente prende qualcosa in prestito alla violenza che intende combattere. È questo tratto, questa forza, questa violenza che in un modo o nell'altro, civilizzato o meno, si mantiene nel sistema della punizione, che lascia qualche punto di amaro in bocca. Allora, non è la giustizia riparativa, la riflessione sulla giustizia riparativa svolta per disfarsi, storpiare o comunque liberarsi della giustizia tradizionale, ma di vivere una forma nuova che cerchi di sanare proprio quel punto dove la giustizia mantiene quell'elemento di violenza, di vendetta ancestrale, se si vuole, e che lascia appunto un'incapacità di ricostruzione. È qui che nasce un paradigma nuovo, mi pare, giustizia riparativa come paradigma nuovo dell'accostarsi alla giustizia penale, nuovo, ma aggiungerei non estraneo ai principi costituzionali. Nuovo, la Corte Costituzionale non se n'è mai occupata, ma per quel che ho potuto conoscere di questo mondo, non posso non sentire riecheggiare alcuni principi, alcuni capisaldi della nostra Costituzione e avvertire una possibile armonia con questi esperimenti che vanno svolgendosi in varie parti d'Italia e del mondo. Cosa riecheggia innanzitutto? Facile sentire quasi letteralmente l'articolo 27 quando parla del senso di umanità della pena e della funzione di rieducazione del condannato. Questa parola della rieducazione è stata oggetto di mille equivoci, ma c'è qualcosa nell'idea della rieducazione, quantomeno l'idea che la persona sia una persona in cammino, che è qualcosa adesso che può fare un percorso, che a mio parere è implicito in quella parola, pur non scevra da ambiguità. E allora, partendo proprio da lì, potremmo dire che nella Costituzione dobbiamo cercare, sì, come hanno fatto gli esperimenti che vi ho raccontato prima, i limiti da non superare, perché la Costituzione è lì proprio per arginare gli esperimenti del legislatore che escono un po' dai binari, ma dobbiamo cercare anche i principi, cioè qualcosa che può dare inizio a qualcosa di nuovo. Allora, questi principi della Costituzione, che sono argine e nuovo inizio, certamente non sono autopoietici, non sono in grado da soli di generare questi sistemi nuovi. Né la Corte Costituzionale può mettersi a creare nuove strutture dove non c'è l'attività del legislatore, ma sicuramente possono contribuire a segnare una strada, a incoraggiare, a incentivare un percorso che con questi principi si metta in sintonia, sia in sintonia e possa svilupparli verso terreni che non erano certo stati immaginati dal Costituente quando furono scritti. E qui vorrei dire una parola sulla genesi di questi esperimenti, sperimentazioni della giustizia riparativa. Più volte oggi abbiamo lamentato il fatto che la legge non c'è e mi unisco a questo coro perché
una legge serve per tante ragioni, anche per darci un po' di lavoro e dare il nostro contributo. Senza la legge da giudicare noi non possiamo fare nulla, ma non è questo il punto. Però vorrei anche sottolineare due aspetti. Non sottovalutate la potenza normativa del fatto. Normativa del fatto. Ho detto qualcosa di troppo. Evidentemente ho scatenato il tuono lampi. D'accordo ai massimi livelli. Non so se era un consenso o un dissenso. Però lo vorrei dire perché, fatemi fare un esempio leggero e diciamo così fuori tema. Recentemente, tra le tante cose che ci siamo trovati a giudicare, c'è stata la questione eterna del cognome che bisogna dare ai figli, le madri, il cognome del padre, il cognome della madre, eccetera, eccetera. È dal 1988 che questo problema arriva alla Corte Costituzionale e per un numero che non saprei più dire, ma ammonta quasi una decina di sentenze, la Corte Costituzionale ha detto non c'è nessun obbligo costituzionale, non c'è nessuna violazione nella Costituzione nel fatto che i figli prendano solo il cognome del papà. Nel codice civile non c'è nessuna violazione della Costituzione dell'eguaglianza nel fatto che il nostro codice civile trasmetta il cognome solo paterno per 10 volte. A fine del 2016 i fatti, la società, ciò che è cresciuto dentro il vivere sociale è stato di una potenza tale che con dei precedenti così numerosi e anche recenti la Corte Costituzionale ha detto, vabbè, è giunto il momento, visto che il legislatore non interviene, di fare qualcosa. Allora, è evidente che la Corte Costituzionale non può creare un sistema di giustizia riparativa, né dovrebbe farlo, sarebbe proprio fuori dai suoi compiti. Ma è vero anche che quando ci sono dei frammenti di legislazione, che ne so, per esempio in ambito minorile, e una fattualità che si impone nei suoi esiti, nei suoi risultati, questo non è indifferente agli occhi del giudice costituzionale, il quale agisce certo con le sentenze di accoglimento che demoliscono i pezzi di legge che non vanno bene, ma anche con sentenze manipolative e additive che spesso in alcuni casi hanno portato la Corte ad estendere ad ambiti diversi ciò che il legislatore aveva introdotto per settori delimitati. Dunque l'articolo 27, abbiamo detto, la funzione rieducativa della pena, il senso di umanità che deve sempre connotare tutto il diritto penale. Ma c'è qualcosa di più. Devo dire, grazie alla lettura di questi critici che con un lacrimia tipico dello studioso sono andati a analizzare le sentenze della Corte Costituzionale, devo dire in questo caso ero io il redattore, mi hanno fatto notare una cosa che io mi era sfuggita proprio dalla penna. In una sentenza recente, la numero 179 del 2017, che riguardava un ambito totalmente diverso, la misura della pena per reati riguardanti il traffico di stupefacenti, la Corte riprende alcuni principi già elaborati sin dagli anni Ottanta, circa, questa è una bella espressione, il volto costituzionale della pena, passa ad analizzare il problema della proporzionalità delle sanzioni e dice che questo principio nuovo della proporzionalità è germogliato, qui cito le parole, vi prego di fare attenzione, sul fertile terreno dei principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione, che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione, reinserimento sociale. Questa sequenza, quasi un'allitterazione,
recupero, riparazione, riconciliazione, reinserimento sociale, è interessante. È interessante per tanti motivi, in primo perché si usano delle parole che la Corte non aveva mai utilizzato fino a questo momento, non c'era riparazione, non c'era riconciliazione, c'erano altre cose, c'era rieducazione, ma insomma qui c'è un vocabolario, un lessico già diverso, ma soprattutto perché una Corte che è abituata a svolgere il ruolo della custodia della Costituzione e ad espungere le norme illegittime, quindi a ragionare su altri, diciamo così, prefissi segnati dalla negazione, incostituzionale, illegittima, irrazionale, ingiusta, irragionevole. Queste sono le parole più ricorrenti per un giudice che deve ripulire l'ordinamento da tutto ciò che determina ingiustizia, introduce una sequenza di parole che invece sono caratterizzate proprio da quel prefisso riparazione, riparativa, riconciliazione, riconoscimento, ricomposizione, reinserimento, che indicano una rinascita, un qualcosa che apre al futuro. Allora, questo è uno spunto che a mio parere riecheggia sull'articolo 27, riecheggia nell'articolo 2 dove si parla delle formazioni dove si svolge la personalità umana, dove si fa riferimento a quel dinamismo, dove nell'articolo 3, secondo comma, dove si dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della persona, cioè dove c'è questa idea di una persona che cammina, che cambia, che insieme agli altri nella sua dimensione sociale diventa più se stesso o altro da se stesso, insomma, in qualche modo che chi ci lavora ci saprebbe dire meglio. Allora, avendo negli occhi quello che ho visto di queste sperimentazioni della giustizia riparativa, i fatti, e forse con un po' di strabismo, tenendo un occhio ai principi costituzionali così riletti già dalla giurisprudenza costituzionale fino ad oggi costruita, mi verrebbe da dire che quando mai si ponesse il problema alla Corte Costituzionale sul posto, sul ruolo costituzionale di questo tipo di giustizia, la domanda da farsi, lo sguardo da avere è: ma qual è il volto umano della pena? Qual è il volto umano della pena che la Costituzione delinea? Qual è il volto dell'uomo che ha commesso il reato e di colui che l'ha subito, che la Costituzione presuppone? È partendo da questo tipo di interrogativi che non si arrestano a una lettura formale di ciò che è detto, ma all'implicito che quei principi lasciano trapelare come una punta di un iceberg, che allora in una lettura che comprenda olisticamente lo spirito della Costituzione si può forse accostarsi con una comprensione adeguata di questo modo di accostarsi al mondo del crimine, che è nuovo, ma ripeto, non estraneo a mio parere ai principi costituzionali. Grazie.